Buongiorno a tutti amici di Drive Zone Italia, oggi al volante della Hyundai i30N Performance, equipaggiata con un bel 2 litri turbo benzina da 275 cavalli e 353 newton per metro di coppia. L'ho definita versione performance perché? Perché se andate sul listino della i30N, fate scorrere il dito, troverete anche un i30N non performance che per circa 4.000 euro in meno rispetto al prezzo di questa non vi dà il differenziale autobloccante a controllo elettronico che è presente su questa versione, non vi dà l'impianto frenante maggiorato, non vi dà i cerchi da 19 pollici, non vi dà un impianto di scarico che suona come un'auto da rally e non vi dà i 25 cavalli extra di cui è provvisto questo motore, che arriva a quota 275 cavalli contro i 250 della versione normale. Per chi avesse qualche dubbio sulla sportività della i30N, vorrei ricordarvi che è stata sviluppata dall'ex capo progetto divisione M di BMW, che è passato poi in gruppo Hyundai e Kia. Io ho provato la Stinger sviluppata da lui con il 3.3 6 cilindri da 370 cavalli e poi ha creato questo piccolo capolavoro che è la Hyundai i30N. Avrei pensato al signor Birman, questo è il suo nome, perché salendo a bordo trovo come sulle M il bottoncino per il richiamo rapido della modalità sportiva sul volante, che è una cosa estremamente comoda. Lo vorrei in tutte le automobili posizionato qua, non devo perdere tempo a guardare nel tunnel dov'è il bottone, basta guardando la strada premere questo bel bottone e l'automobile entra subito nella modalità N, che è la modalità più sportiva, ma ne parleremo più avanti. Quali sono i requisiti che io personalmente vorrei in una hot hatch acquistata nel 2019? Secondo me sono quattro. Partiamo dal primo: un'estetica sui generis, un'estetica particolare. Questa i30N rispetto all'i30 classica logicamente è molto più cattiva, a mio parere è un design molto ben riuscito: paraurti anteriore, minigonne laterali, estrattore posteriore, doppio scarico, un alettone che non ha una funzione deportante perché è un alettone messo per migliorare l'estetica e per ottimizzare i flussi aerodinamici, che è molto ben integrato con tutta la carrozzeria della vettura con il terzo stop triangolare. Esteticamente mi piace molto personalmente, non tutti saranno d'accordo ma io vi do il mio parere. Quando siete a spasso con questo colore attira molti sguardi, e se non fosse l'estetica ad attirare sguardi sarebbe comunque il sound. La seconda caratteristica che vorrei sulla mia hot hatch sarebbe un motore performante. Logicamente con 275 cavalli non è un mostro di potenza, ma la coppia è già disponibile da 1450 giri. I newton per metro sono 353, ma per alcuni secondi, se andate di kick down, se premete tutto l'acceleratore, l'overboost vi porta a quasi 380 newton per metro di coppia. È un motore con pochissimo turbo lag, ha un'erogazione abbastanza arrogante, cosa che a me piace molto perché è sintomo di personalità. Si arriva quasi ad avere una spinta fino a fine limitatore, quota 7.000 giri, quindi gira bene. In più ci sono dei LED che vi indicano il cambio marcia in stile formula, mi è piaciuto tanto. Quale altra caratteristica peculiare vorrei sulla mia hot hatch? Il sound. Ragazzi, dal mio punto di vista, il sound della i30N Performance è assolutamente il migliore in categoria. Suona come un'automobile da rally. Quindi, quando il motore è caldo e lo scarico è caldo, andate a tirare le marce e arrivano dei piacevolissimi petardi, se non scoppietti, dallo scarico. Nel cambio marcia in scalata avete lo scarico che continua a borbottare quando è logicamente nella modalità N, ma vorrei farvi vedere come suona sia nella modalità normale sia nella modalità N. Thank you.
quarta cosa che vorrei sulla mia Hot Hatch è il quadrilatero formato da freni, assetto, sterzo e cambio che funzioni al meglio. Il cambio è un cambio manuale a 6 rapporti, mi è piaciuto tanto, è un cambio sportivo con la S maiuscola. L'ho trovato un po' legnosetto negli innesti quando ho ritirato la macchina, adesso che ho fatto un po' di chilometri, la vettura è una vettura nuova da parco stampa, si è un po' lasciato andare, è diventato molto più fluido nell'inserimento marcia e lo trovo un'accoppiata indispensabile per questa i30N. A livello di assetto troviamo delle sospensioni MacPherson all'anteriore e un multilink al posteriore. La vettura, anche grazie all'autobloccante a controllo elettronico, si comporta molto bene in curva, leggermente ogni tanto si scompone, ma è uno scomporsi comunque a modo, diciamo che ve lo manda a dire prima che abbia delle reazioni eccessive. Mi è piaciuto l'intervento dell'autobloccante perché è molto regolare e naturale nell'entrare in gioco, quindi assolutamente promosso. L'assetto è ottimo perché nelle modalità eco e normal è molto ben bilanciato e morbido, lo si può usare bene in città nonostante i dischi da 19. Insieme a questi sedili che sono sportivi ma molto ben imbottiti, vi consente di viaggiare anche per lunghe percorrenze nel totale relax, mentre invece quando premete sul bottone N diventa assolutamente una tavola ed è comunque personalizzabile nello smorzamento perché appunto è a controllo elettronico. I freni, sviluppati completamente in casa Hyundai, presentano 4 dischi autoventilati, la potenza frenante è tanta, soprattutto su questa versione performance, è molto ben modulabile il pedale del freno, l'attacco della vettura sportiva, appena si tocca si sente subito che la vettura rallenta con sicurezza, mi sono piaciuti tanto. Per chiudere vorrei parlare dello sterzo, che secondo me è fantastico, perché è uno sterzo che vi consente una guida rilassata e piacevole in città nelle modalità normal ed eco, mentre quando premete su N diventa molto preciso, molto diretto, con un carico abbastanza impegnativo, vi serviranno dei buoni tricipiti e dei buoni dorsali per padroneggiarlo in scioltezza e va assolutamente impugnato con due mani in fase di accelerazione, perché comunque essendo una trazione anteriore si scarica sullo sterzo parecchio del nervosismo dato dal pattinamento delle ruote. La vettura cambia totalmente carattere in base alla modalità di guida, mi è piaciuta questa cosa di avere la modalità N e N custom personalizzabile, l'ho utilizzata perché se voglio una bomba di potenza che arrivi subito premo una volta e la metto in N e tutto diventa estremamente rigido e estremamente performante. La vettura è provvista anche di rev matching, che cosa vuol dire? Avete la doppietta salendo e avete il punta attacco scendendo, che è molto arrogante anche nel sound, accompagnato da borbottie e scoppiette vari, assolutamente top. La modalità N custom l'ho utilizzata perché mi è capitato in questi giorni di incrociare possessori di Audi S3 o Golf GT e me li sono trovati a sgasare per farmi sentire il loro scarico. Io in modalità N custom con ammortizzatori morbidi, sterzo morbido, motore nella modalità intermedia, rev matching intermedio, scarico completamente aperto, mi basta premere la frizione, fare due sgasate e subito si capisce chi è il re del centro abitato in fatto a sound. Parlando di consumi e prezzi, vi posso dire che il miglior consumo che sono riuscito a fare è di circa 12 km al litro. Se vi muovete in città con calma si sta sui 9-10 km al litro. Se andate in giro a fare i matti, 6-8 km al litro sono all'ordine del giorno. Sono riuscito con il pieno a farle fare circa 500-520 km, quindi non è male. Discorso prezzi, questa versione, che oltre a tutti i gadget meccanici per aumentare le prestazioni che vi ho detto all'inizio, offre anche sensore di parcheggio anteriore, sedili sportivi, sistema keyless, sedili regolabili elettricamente con memoria e modulo per la navigazione, viene offerta a un prezzo di 37.500 euro. Ma se vi recate in concessionaria Hyundai, verosimilmente con 35.000 euro ve la portate a casa. Ragazzi, non sarà la regina delle prestazioni, non sarà la regina della precisione in curva, e direi è anche quello il suo bello, perché aggiunge personalità ad una macchina che secondo me ne ha veramente tanta. Questa è assolutamente la regina del divertimento, del piacere di guida, per gli amanti della guida arrogante e per chi non vuole rinunciare ad un sound epico, è sicuramente la miglior compagna di viaggio. Spero di avervi detto tutto, lascio a voi la parola nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto da Dario di Drive Zone Italia, ci vediamo al prossimo test drive, al prossimo video, alla prossima prova su strada. Ciao raga!